Io vorrei fare due osservazioni, una di carattere generalissimo, e cioè a quelli che dicono come facciamo a informarci? Io non credo che ci siano altri modi che quello di elevare la capacità di difesa critica individuale. Naturalmente questa cosa bisogna impararla, bisogna studiarla, non è una cosa automatica, bisogna che uno si adatti il suo cervello a sapere che vive in condizioni di minaccia comunicativa. La parola che mi viene da usare è questa. Noi siamo sotto minaccia permanente, noi come milioni di persone. La differenza tra noi e il resto dei milioni di persone è che noi abbiamo qualche strumento per difenderci, per setacciare la menzogna, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che le reazioni delle grandi masse popolari non sono le nostre. Questa è la mia convinzione. Le grandi masse popolari sono molto più semplici, molto meno informate. C'è una ragione per questo, c'è una ragione. È che il XX secolo è stato il secolo dei partiti di massa. Questa io la interpreto così, ve la propongo come riflessione mia personale. Il XX secolo è stato un secolo dei partiti di massa, che avevano molti difetti, ma avevano anche qualche pregio, e cioè i partiti di massa sviluppavano una forma di educazione collettiva attraverso l'azione politica comune, ma era un momento in cui i media non erano così potenti, era un momento in cui i partiti determinavano ancora le modalità delle relazioni umane. Intendo dire proprio in tutto l'Occidente, anche in gran parte della Russia, i partiti di massa del XX secolo sono stati anche una forma di educazione collettiva. Che cosa è accaduto? È accaduto che negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni, con la disgregazione proprio dei partiti di massa e l'avvio della globalizzazione, ogni forma di educazione collettiva è stata letteralmente cancellata. Ed è stata sostituita dall'educazione collettiva e del sistema mediatico, che è il colmo della manipolazione e dell'assenza di partecipazione. Questa è la mia analisi. Questo ha cambiato completamente la politica, completamente. E infatti adesso molti si chiedono come difendermi, dove mi appoggio, dove cerco una maniglia di riferimento. Allora io ragiono così. Bisogna costruirla questa maniglia. Nessuno la costruirà se non ci si mette noi, quelli che hanno percepito il pericolo, a costruire questa maniglia. È per questo che io penso che costruire un sistema, anche tradizionale, non esito a dirlo, anche tradizionale, anche monodirezionale, ma che sia fortemente caricato di contenuti critici, è uno strumento di educazione collettiva. Lo può fare una televisione? No, io sono convinto che noi, per esempio, in Italia abbiamo bisogno di un nuovo partito, un partito che rappresenti questi milioni di persone che cercano una maniglia. Bisogna pensarlo questo partito, non può essere un partito come prima, non può essere un partito centrale, centralizzato, ma deve essere un luogo dove milioni di persone si riconoscono come una guida possibile, come un indicatore di risposte. Quelle che stiamo cercando noi adesso, le stiamo cercando in 5-6 persone, ma non c'è nessuno che risponde, siamo noi stessi. I partiti politici attuali sono tutti in tutt'altra direzione, sono i difensori della falsità e quindi non possiamo rivolgerci a loro perché loro non ci rappresentano. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, volevo dire a proposito del razzismo, dell'intolleranza, della violenza che produce questa situazione. Risponderò così. Ci sono fenomeni che sono più forti di noi, nel senso che camminano con le proprie gambe. Noi abbiamo costruito una società del libero movimento dei capitali. Questa società, nel corso di 40-50 anni, ha prodotto a distanza di tempo il libero movimento degli uomini. Ci ha messo più tempo. Adesso noi dobbiamo affrontare le conseguenze di un processo gigantesco che non siamo in grado di controllare. Cioè, non c'è nessuno, neanche i governi migliori,
in Italia, penso, sono stati capaci di prevedere quello che stava accadendo. Noi non abbiamo predisposto le condizioni materiali per l'arrivo di decine di migliaia di immigrati. Non abbiamo predisposto le condizioni culturali, cioè la gente in Italia si vede arrivare addosso intere civilizzazioni, intere religioni delle quali non conosce nulla, delle quali non è preparata. Non è preparata né ad accogliere né a comprenderle, ed è evidente che loro stessi si trovano esattamente nella stessa situazione, cioè arrivano in paesi che non sono capaci né di capire né di interpretare, e che quindi è evidente che lo scontro diventa esplosivo. Allora, come si affronta? Si affronta da oggi? No. Io credo che un buon governo e un buon partito di opposizione, come io lo penso, dovrebbe cominciare a dire: bene, da adesso noi cominciamo. Sappiamo che per i prossimi 20 anni noi dovremo affrontare problemi difficilissimi, ma ora si comincia in modo nuovo. E per esempio bisogna cominciare a dire: noi non possiamo accogliere oltre un certo limite, perché oltre un certo limite avremo l'esplosione interna e saremo costretti a fare del male a loro e a fare del male a noi stessi. Quindi bisogna programmare l'arrivo, definire le cifre che siamo in grado di reggere e sulla base di queste costruire le condizioni psicologiche, sociali, economiche per accoglierli. Perché se non facciamo questo, noi produrremo l'esplosione interna da noi, la crescita della xenofobia, dell'odio nei confronti del diverso e ovviamente una situazione di disordine. Bisogna cominciare, bisogna porre un termine finale a una situazione di disordine che non abbiamo creato noi, ma si è creata nella rapidità dei processi, e che quindi dobbiamo comunque mettere un punto fermo, piantare un paletto per terra e attorno a questo paletto stringere tutte le forze intellettuali e ragionevoli del paese per proporre le necessarie riforme. Ci vuole una riforma della polizia, ci vuole una riforma delle leggi italiane, ci vuole una riforma dell'immigrazione, ci vuole una riforma della costruzione di case popolari, ci vuole una riforma scolastica. Tutte queste cose qua, chi le può fare? Le può fare solo una classe dirigente capace di guardare storicamente quello che accade. Se no, corriamo tutti dietro una soluzione di domani che non potremo trovare. Queste sono le mie risposte in questo momento. Ci vuole una nuova classe dirigente. Questo è quello che voglio dire in sintesi. Con questa gente che ci abbiamo adesso al comando, noi non otterremo nessuna soluzione. E ci vuole una nuova classe dirigente accompagnata da una parte, non dico tutta l'opinione pubblica, da una parte di opinione pubblica illuminata, capace di comprendere l'inesorabile processo della storia e adattare l'uomo a questo inesorabile processo.